L'opera racconta la violenza. Prendetevi un po' di tempo. Nella frenesia che spesso accompagna la quotidianità, questa mostra vuole essere un invito pacato, ma non superficiale, all'ascolto, alla lettura, alla riflessione. Una traccia musicale che porti a meditare su un tema duro come quello della violenza, degli abusi e dei diritti negati, ma con la forza e la soavità della musica, per essere sicure di arrivare alle corde più intime, convinte che l'azione concreta può nascere solo dal risveglio delle coscienze. L'8 marzo, la giornata internazionale dei diritti per le donne. È un tema di cui si parla tanto, ma al quale dobbiamo e vogliamo dedicare costante, instancabile e inarrendevole attenzione. Questi abusi sono un problema di sempre. Queste opere scritte nei secoli scorsi testimoniano che anche quando non ne avevamo piena coscienza o non sembravano folli, gli abusi esistevano ed erano riconosciuti come tali. Il grande messaggio è che questa testimonianza, per larga parte, ci è stata trasmessa da uomini, i librettisti. Il QR code presente sopra ogni cartello nasconde un collegamento. Col vostro smartphone, un paio di cuffiette vi consentiranno di accompagnare con la musica la lettura. Il nostro augurio è che questa rassegna possa lasciare inciso nell'animo di ognuno e di ognuna, come su un disco, il senso della lotta per i diritti delle donne. Questo allestimento è per il nostro 8 marzo 2021, così particolare e solitario. Lo abbiamo voluto incorniciare con messaggi di altre donne: Alex, Marilena, Nicoletta, Virginia, vignettiste, pioniere di una categoria ancora molto, troppo maschile. E non potendo incontrarci in presenza, ve lo dedichiamo così: musica, immagini e parole. A cura del coordinamento Donne Fisac CGL Firenze, con la collaborazione della Fisac Banca d'Italia.